Da qualche anno a questa parte, con l'introduzione di pannelli ad alta frequenza di aggiornamento sui TV, i vari produttori di televisori hanno iniziato a introdurre all'interno del software dei propri prodotti una serie di funzioni legate al mondo dei videogiocatori, funzioni che permettono di ottimizzare appunto l'esperienza di gioco. Samsung è una di queste e su questo QN900C, che tra l'altro ha un pannello che arriva fino a 144 Hz, porta l'ultima versione del suo Gaming Hub, di cui vi parlerò in questo video. Quindi che cos'è questo Gaming Hub? Lo vedete alle mie spalle, io lo definirei come una sorta di raccoglitore all'interno del quale troviamo tutti i software e anche i collegamenti rapidi alle applicazioni oppure direttamente alla console, che ci permetterà quindi di accedere all'esperienza di gioco in una maniera molto più rapida e veloce rispetto al solito. Normalmente pensando al gaming su TV si pensa prima di tutto alla console, ma non è così, perché grazie appunto a questi nuovi raccoglitori, questi sistemi di aggregazione creati apposta per le TV per poter migliorare l'esperienza di gioco, possiamo sfruttare anche le piattaforme di cloud gaming. Samsung supporta tutte quelle più utilizzate e più conosciute, Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now, tra l'altro nella sua versione migliore, quella che ci permette di sfruttare i server in cloud che utilizzano le nuove schede RTX di ultima generazione, in particolar modo la top di gamma 4090, per abilitare l'esperienza di gioco massima, quella con 4K, HDR e anche ray tracing attivo. E poi arrivato Utomic di recente, è possibile sfruttare anche questa piattaforma di cloud gaming, non è ancora localizzata in Italia, quindi entrerete e vedrete l'interfaccia in inglese, ma comunque ci si può già giocare, tra l'altro c'è anche un periodo di prova di 14 giorni, per cui interessante, potete attivarlo e vedere quali titoli sono disponibili e soprattutto come performa. Senza ovviamente poi escludere le console, che possono comunque essere collegate al nostro TV, e in questo caso all'interno di Gaming Hub troviamo il collegamento rapido alla nostra Xbox Series X. Ovviamente grazie appunto all'introduzione di questo sistema, una volta che colleghiamo la nostra Xbox, questa viene riconosciuta dalla TV, l'HDMI e il trasferimento di segnale viene ottimizzato e possiamo avere il collegamento direttamente dal Gaming Hub senza dover appunto andare a cercare tra le sorgenti della TV. Oltre a ciò, ovviamente, per sfruttare al massimo le piattaforme di gaming in cloud, è possibile collegare direttamente al nostro TV Samsung il controller di Xbox in questo caso, ma un qualsiasi controller compatibile. La connessione avviene tramite Bluetooth e poi possiamo utilizzarlo esattamente come lo utilizziamo sulla nostra console. Una volta che abbiamo collegato poi la nostra Xbox, la nostra console, ma soprattutto una volta che avete fatto l'accesso alle vostre piattaforme di cloud gaming, poi questa diventa un raccoglitore a tutti gli effetti, perché come vedete qui sotto ci propone dei giochi consigliati in base a quelle che sono le nostre preferenze, i giochi che abbiamo giocato di più sulle nostre piattaforme, ma non solo, anche i video su YouTube di gameplay dei giochi, non dico quelli a cui avete giocato, ma magari quelli correlati o comunque legati alle vostre preferenze. C'è tutto un sistema appunto di intelligenza artificiale che va a consigliarvi tutta una serie di contenuti che possono essere interessanti per quelle che sono le vostre abitudini. Ovviamente noi ora vi stiamo mostrando praticamente soltanto contenuti relativi a Xbox, perché a disposizione abbiamo un Xbox Series X, ma tutto questo funziona anche con PlayStation 4, 5 e via dicendo. Le cose che vi ho mostrato finora in realtà non sono delle novità di quest'anno, erano già presenti sul Gaming Hub nelle sue versioni precedenti. Le novità principali di questa nuova versione sono legate alla Game Bar. Ma come si attiva e che cos'è la Game Bar? Si attiva tenendo premuto sul telecomando della TV il tasto play per un paio di secondi e compare qui sotto. Si tratta proprio di una barra all'interno del quale sono inserite tutta una serie di funzioni che si possono attivare e disattivare e che portano a migliorare l'esperienza di gioco di chi siede davanti alla TV. Le novità di quest'anno sono due. Il primo è il mirino virtuale, Virtual Aim Point, ed è sostanzialmente una funzione che ci permette proprio di visualizzare al centro dello schermo, o comunque dove vogliamo, perché si può anche modificare la posizione, quello che è proprio un mirino. Questo è utile nei giochi tipo gli FPS, gli sparatutto in prima persona, perché ad esempio quando siamo nascosti dietro una copertura non abbiamo il mirino della nostra arma attivo e in questo modo, una sorta di piccolo cheat, possiamo comunque mirare quello che è il nostro avversario dall'altra parte della copertura senza dover uscire da essa e quindi esporci poi eventualmente a qualche colpo di proiettile.
La seconda novità invece è lo zoom della minimappa. Come sapete ci sono alcuni giochi che integrano all'interno della propria interfaccia una piccola mappa che ci permette di capire dove siamo all'interno del mondo di gioco, come ad esempio gli open world ma anche gli stessi FPS. Grazie a questa funzione noi possiamo ingrandire le dimensioni di questa minimappa o all'interno dello stesso schermo della TV, oppure nel caso in cui abbiamo collegato alla TV un secondo schermo, possiamo anche ingrandire questa mappa e spostarla proprio sullo schermo esterno per avere ovviamente una migliore visione della stessa. Oltre che per le funzioni di cui vi ho appena parlato, la Game Bar è utile anche ad esempio per cambiare la modalità di visualizzazione dell'immagine con i preset disponibili anche quando guardiamo la TV normale, oppure per vedere con che prestazioni stiamo giocando a livello di pannello, a livello di TV. In questo caso siamo in 4K a 120 frame al secondo con HDR attivo e FreeSync Premium, perché questi nuovi TV top di gamma di Samsung, avendo pannelli che arrivano fino a 144Hz, supportano anche il variable refresh rate, sia per quello che riguarda appunto il FreeSync in versione premium che normale, e anche non ufficialmente il G-Sync di Nvidia. Dalla Game Bar, ma in realtà anche dalla home del Gaming Hub, possiamo poi anche scegliere quello che è ad esempio il nostro diffusore da utilizzare per quando giochiamo. Può essere l'altoparlante della TV oppure una soundbar o qualsiasi sistema hi-fi che abbiamo collegato al nostro televisore, e sempre in relazione alla musica e all'audio è possibile anche collegare il proprio account Spotify e durante il gioco, anziché ascoltare comunque come sottofondo oltre a quello che è l'audio del gioco, possiamo riprodurre le nostre playlist preferite. Bene, ora che vi ho raccontato che cos'è il Gaming Hub, ovviamente vi voglio parlare un secondo anche di quella che è l'esperienza di gioco. Con Xbox o comunque con il supporto fisico di una console, diciamo che l'esperienza di gioco è assolutamente appagante, anche perché abbiamo di fronte comunque un TV top di gamma con un pannello fantastico e con la possibilità di arrivare fino a 144Hz grazie anche al variable refresh rate e a tutte le funzioni che vi ho raccontato prima, e quindi di avere l'esperienza alla sua massima espressione di immersività. Per quello che riguarda invece il cloud gaming, entra in gioco un'ulteriore variabile, che è quella della connessione di rete. In questo caso, se voi avete una connessione ottima, di qualità, non avrete grossi problemi e l'esperienza di gioco sarà, non dico identica a quella di una console, però molto molto simile, e comunque riuscirete a giocare anche con un'esperienza a livello visivo sicuramente appagante. Dall'altro lato invece, se la vostra connessione non è super, allora sappiate che queste piattaforme di cloud gaming privilegiano sempre l'esperienza di gioco e tentano sempre di renderla il più fluido possibile. Questo cosa vuol dire? Che bisognerà sicuramente scendere ad alcuni compromessi, quindi magari si abbasserà la risoluzione o il livello di dettaglio, e la qualità dell'immagine non sarà in tutte le occasioni ottimale. Come si potrebbe migliorare questo aspetto? Beh, noi abbiamo pensato a quello che potrebbero fare magari Microsoft e Samsung in una sorta di joint venture. Si potrebbe pensare di integrare all'interno del One Connect una memoria di storage più capiente e più veloce, e dare la possibilità quindi all'utente di scaricare alcuni pacchetti di gioco, come ad esempio le texture, per rendere l'esperienza, diciamo, al massimo delle sue possibilità, della sua immersività, anche per quello che riguarda il cloud gaming. In conclusione quindi potremmo dire che Gaming Hub di Samsung ormai ha raggiunto un ottimo livello di integrazione e di aggregazione, e chissà che in futuro non ci possano essere alcune evoluzioni, come ad esempio vedere sul mercato alcuni modelli di TV venduti direttamente in bundle con un joypad. Bene, se questo video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un bel like qui sotto, fatemi sapere sempre qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questo Gaming Hub, se lo utilizzate sul vostro TV Samsung o se utilizzate anche magari un servizio differente su un altro tipo di televisore. Ovviamente iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ciao!